Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Ben ritrovati con l'approfondimento. L'istinto da killer ad area di rigore unito ad una tecnica raffinata degna dei più grandi calciatori brasiliani. Talento e grinta da vendere targate Marta Vieira de Silva, stella della nazionale di calcio femminile del Brasile per la sesta volta in carriera al Mondiale, dove si prepara ad essere ancora protagonista, molto probabilmente per l'ultima volta. Nel corso degli anni ha vinto 5 FIFA Women's World Player of the Year, un Best FIFA Women's Player è un pallone d'oro, rivaleggiando quanto a premi e numeri con campionissimi come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. E anche sul piano delle performance in campo, Marta può vantare una serie di record da far impallidire gli stessi colleghi uomini, suo il nuovo record di gol in un mondiale che sia maschile o femminile. Con quella all'Italia, la campionessa brasiliana ha infatti realizzato la sua 17esima rete nella Coppa del Mondo, una in più rispetto al tedesco Miroslav Klose. Classe 86, la bomber verde oro detiene anche il record di gol segnati con la maglia della nazionale brasiliana, 111, più di 30 rispetto ad un mito come Pelé, fermo a quota 77. Considerata dai brasiliani la miglior giocatrice di tutti i tempi, la numero 10, attualmente sotto contratto con la squadra americana Orlando Pride, è reduce da un grave infortunio al ginocchio destro che l'ha tenuta ferma per quasi un mese, ma è stata convocata lo stesso. Sarà sicuramente il mio ultimo mondiale, ha detto la 37enne leggenda della Seleção, selezionata nella squadra che giocherà il mondiale femminile dal 20 luglio al 20 agosto. È logico che non sono più la Marta di 20 anni fa, ma fisicamente sto molto bene e mentalmente anche meglio. Un vero fenomeno del calcio femminile che per l'allenatrice del Brasile, la svedese Pia Sundhage, con la sua semplice presenza nel gruppo squadra, è una carta vincente. Marta è la regina, l'icona, ha detto, è generosa e ha molta energia. Sarà lei la titolare? Non lo so ancora, ma è certo che svolgerà il ruolo che le ho assegnato nel miglior modo possibile. Marta farà parte di una nazionale per lo più giovane, ampiamente rinnovata, rispetto ai mondiali del 2019 in Francia, dove il Brasile venne eliminato agli ottavi dal paese ospitante. 11 delle 23 calciatrici selezionate faranno il loro debutto in Coppa del Mondo in Australia e Nuova Zelanda, dove il Brasile giocherà nel gruppo con Francia, Giamaica e Panama.